Si gioca in un San Siro gremito, condizioni meteo che hanno sicuramente favorito l'afflusso di pubblico. Un saluto agli amici all'ascolto, in postazione come sempre con me c'è Stefano Nava. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Sfida che vede protagoniste Inter e Bologna. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose. L'Inter può giocarla nuovamente. Bravo qui a smarcarsi. La rimette in mezzo. Pronti via. Ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria. Un approccio che sembra aver funzionato. Assolutamente da rivedere il piazzamento del portiere. Può crossare da lì. Può riceverlo Dominguez. Dice di no. Tuffo prodigioso. È in buona posizione. Pallone invitante. Vediamo cosa fa ora. Ci riprova. Cante marcato bene qui, difficile trovare spazio. C'è la parata sicura del portiere che... Keita, a metri per andare. Può mettere da lì. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri in presa. Non facile per quanto si è visto finora. Con cui scenderanno in campo. Lo vede. È tutto solo. Ottima la... E stavolta finalmente gli dice di no. Saraccio. Vediamo cosa inventa ora. Ha calciato in maniera completamente scoordinata. Vediamo cosa fa ora. Bravo qui a smarcarsi. Ecco Soriano. Palacio! C'era solo la potenza alla fine della gara. Vittoria e reti inviolate, un grande segnale di solidità. Beh, questa è la vista. Tutto pronto a San Siro, pioggia che potrebbe in qualche modo condizionare l'andamento del match. Un saluto da Pierluigi Pardo e Stefano Nava, pronti come sempre a tenervi compagnia. Gara non ancora decisiva, ma che potrebbe permettere a una delle due squadre di fare un passo avanti verso la qualificazione alle semifinali. Oggi in campo Inter e Barcellona. La qualificazione già nella prima partita. La posta in palio è alta. Nessuno dei due allenatori credo vorrà rischiare più di tanto oggi e salutare in anticipo il torneo. Suarez. Attenzione a Dembélé. Il gol del Barça. Prodezza personale. Ha trovato campo davanti a sé e ne ha approfittato. Si è involato. Vola come il vento. Vai fino in fondo. E c'è andato. Sanchez. Eriksen. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Non può sbagliare. Palla sul palo e poi gol. Il portiere l'ha toccata, ma è riuscito a evitare che la palla entrasse. Possiamo apprezzare meglio il gol, visto anche da un'altra prospettiva. Palla per gli avversari. Lautaro Martinez. Conquista una buona punizione da posizione interessante. Christian Eriksen sul punto di battuta, specialista da quella distanza. Ocho. Eriksen non sbaglia da lì. Calcio di punizione perfetto. Conclusione che non ha lasciato scampo al portiere. Applausi. Due reti messe a segno finora. Davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria.
Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Ecco la reazione del tecnico alla conclusione che regala il vantaggio. Manisce il contropiede. Guadagna metri verso l'area. Occasione importante per pareggiare. Handanovic salva da pochi passi. Occhio al pallone in mezzo. Buona la girata su questo calcio d'angolo, palla che è terminata non troppo distante dalla porta. Eh sì. Nelson Semedo. Occhio, cerca l'area di rigore. Esce e recupera il pallone. A sentire la mia voce, perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta di smisura. Lukaku! C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sbattine. È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancetta al 90esimo. Ottimo lavoro Matteo, come sempre, grazie. Buona l'idea qui, buono il tocco per Lukaku. Attenzione, ovviamente si deciderà al ritorno, ma intanto l'Inter ha un bel vantaggio. Siamo a Barcellona, in una delle città più belle del mondo, con le sue spiagge, i monumenti, ma soprattutto lo stadio iconico da dove vi stiamo trasmettendo. Ben trovati all'ascolto e in visione da Pierluigi Pardo, con me come sempre Stefano Nava. Si giocano tutto in questi 90 minuti con l'eventuale appendice di supplementari e rigori e vedremo chi accederà alle semifinali di UEFA Champions League. Si affrontano Barcellona e Inter. Ospiti che hanno a disposizione più risultati per centrare il passaggio del turno, sarebbe un errore speculare sul punteggio dell'andata. Con la formazione titolare del Barça, Ter Stegen tra i pali, in difesa Treble Anglais con Gerard Piqué, Arthur insieme a Sergio Busquets a centrocampo, davanti Luis Suarez, unica punta. Sergio Busquets, Nelson Semedo, Barcellona all'attacco, può provare a metterla in mezzo. Attenzione, Handanovic non la tiene. Con Lukaku. Barella. Keita. Palla interessante per Alexis Sanchez. Attenzione che si... Messi. Crossa verso il centro. Conclusione potente ma imprecisa. Poteva fare meglio da lì, Stefano? Ha optato per la soluzione di forza. Forse poteva piazzarla. Arthur. Nelson Semedo. Può colpire da lì. Se c'entra. Occhio qui a Suarez. Tutto fermo. Eriksen. Keita. Palla molto interessante. Occhio a Eriksen. Palla interessante per Eriksen. Risolve una situazione molto complicata. Arthur. Nelson Semedo. Cerca la sovrapposizione. Brutto questo cross. Palla irraggiungibile. Suarez è solo. Intervento provvidenziale del portiere. Hanno giocato discretamente oggi. Hanno tenuto testa agli avversari. Può far male da lì. Parata straordinaria di Handanovic, come un gol! Novantesimo. Ricevuto. L'arbitro si porta il fischietto alla bocca, decreta la fine del match. Possono festeggiare la qualificazione. Dopo.
pochi attivi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Con me c'è ovviamente Stefano Nava, che saluto, pronto per il commento tecnico. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Si affrontano Spal e Inter. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia, tutto il gruppo. La tua domanda: sono per i match combattuti, incerti, fino alla fine. Comincia l'ideale. Paloschi. Attenzione perché è pericoloso. Cross completamente sbagliato, ci sarà la touche. Conclusione che finisce sul fondo. Ha optato per la precisione sfiorando il gol. Difficile dire se poteva fare meglio da quella distanza. La palla è uscita davvero di poco. Keita. Buona qui la lettura del difensore. Sanchez prova a aprire la difesa. Keita Balde. Eriksen. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Ottimo il cross. Perfetta la scelta di tempo. Eriksen. Sanchez. Sanchez prova a aprire la difesa. Si porta la più 2 con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. È una bella doppietta, ma troppo spazio, troppo passivo l'atteggiamento della difesa. Partita casalinga, valida ovviamente per il campionato italiano. Conclusione potente e basta. Intervento del difensore. Occhio al contropiede qui. Possono sfruttare. Occhio al contropiede. Occhio. Contropiede da manuale e pallone in rete. Hanno sfruttato dov'era una delle loro armi migliori. La regia ci ripropone il gol. Ha avuto tutto il tempo per piazzarla con la porta spalancata, una sorta di rigore in movimento. Ma dovuto nemmeno sforzarsi di tanto per prendere la mira. Portiere che blocca il pallone. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Possibilità di contropiede, attenzione. Difesa avversaria piazzata male qui. Attenzione, pericolo. Ha preso la mira e ha battuto il portiere. Tutto molto bello, sia il contropiede sia la conclusione finale. Hanno messo il punto esclamativo anche in questo finale di gara. Da loro è stata una prestazione superba, la grande squadra. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Chiedere di più da questa sfida. Piove a Roma, piove all'Olimpico. Vedremo se condizionerà il match. Qui è il vostro Pierluigi Parma, che vi parla con me sempre Stefano Nava per il commento tecnico. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Protagonisti nel match di oggi, Roma e Inter. Smalling. Palla consegnata agli avversari. Gran palla in mezzo. Lukaku. Palla gol per Lukaku. Lukaku! Para Lukaku! Segna sempre Lukaku! Ha sfruttato al meglio l'occasione che gli è capitata. Con i giallorossi che provavano a tenere testa alla corazzata nerazzurra. Partita che ha conservato tutto il proprio fascino, risolta spesso da giocate spettacolari. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Attenzione, Andanovic non la tiene. Vessino. Veretout. Spinazzola. Ha l'occasione per riaprire il match. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio.
E la messa è una conclusione ravvicinata, abbastanza semplice, ma forse solo apparentemente. Bisogna farsi trovare pronti e metterla, e lui c'era. Brozovic. Lautaro Martinez. Azione interessante questa, attenzione. Occhio al pallone filtrante. Pallone invitante. Cerca il traversone. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Eriksen. Lukaku! Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piero, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Rivediamo lo sfortunato autogol di prima. Che ne pensi, Stefano? Era nel posto sbagliato al momento sbagliato. Non poteva certo scomparire. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Palla schizza via dopo il contrasto. Attenzione, pericolo! Salta il difensore. Niente da fare qui per l'attaccante, fermato anche da un pizzico di sfortuna. Io mi soffermerei più sul suo errore in fase conclusiva. Non si possono, Pier, sprecare certe occasioni a tu per tu col portiere. Occhio a Dzeko. Vediamo cosa inventa ora. Kolarov! Ci ha provato, nonostante il disturbo, è uscita fuori una conclusione di testa che non ha impensierito il portiere. Ha preso bene il tempo sull'avversario, non era comunque facile entrare nella porta. Anche al termine dell'incontro, allerta in casa Inter, un solo gol di vantaggio da portare fino in fondo, sarà un finale incandescente. Lukaku! Gol solo sperato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla consegnata agli avversari. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Ecco Lukaku. Attenzione perché è pericoloso. Keita! Ha segnato l'Inter. Sapeva dove era il portiere e doveva trovare la precisione più che la potenza. L'ha fatto. Gol che ci viene dentro per falciare il proprio avversario. Ed eccolo il fischio finale. Siamo a Lipsia, Sassonia, uno dei 16 Länder della Germania, nel territorio dell'ex DDR. Vi do il benvenuto anche grazie alla collaborazione di Stefano Napa, che mi affiancherà per il commento tecnico. Squadre che si sfidano per l'andata delle semifinali, vedremo se una delle due riuscirà già a prendere il sopravvento. In campo Lipsia e Inter. Tra loro e la finale ci sono altri 180 minuti. Molto dipenderà dall'esito di questo match. Chissà che una delle due non possa accumulare un vantaggio tale da rendere il ritorno una formalità difficile. Sfida di oggi. 4-4-2 per loro oggi, evidentemente l'allenatore non vuole scoprirsi troppo, non vuole pressare il fianco alla ripartenza avversaria. Barella. Occhio all'Inter che avanza. Ecco Lukaku. Occhio a Lukaku. Tiene palle. Lukaku! Parata eccezionale questa, che salva la porta. Piovono applausi dalle tribune, giusto, ha compiuto un vero e proprio miracolo. Può avvicinarsi alla porta. Occhio a Berger. Può essere il gol del vantaggio. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto del calcio di rigore per spezzare la parità. Era a pochi metri dall'azione, ha potuto giudicare in maniera chiara l'intervento del giocatore. Mi pare ci siano dubbi. Chance dagli 11 metri per loro e l'arbitro tira fuori anche il giallo per il difensore. E c'è la parata! Si ripartirà dunque con un calcio d'angolo, un'ottima chance per portarsi in vantaggio. Splendida parata del portiere che para il calcio di rigore. Che grande soddisfazione per il portiere parare il rigore. Cercano spazi. Occhio a Werner. Gol solo sperato qui, da apprezzare il
gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Saraccio. Eriksen. Bel pallone per Lukaku. Buono il tocco per Lukaku. Pallone in gioco, attenzione. Occhio alla deviazione, c'è il palo. Gran palla. Ecco Lukaku. Palla interessante per Eriksen. Lautaro Martinez. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro, se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. L'Inter ha sfruttato una dormita collettiva della difesa avversaria e l'ha punita. E anticipato i difensori. L'ha messa dentro. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Ha concluso in porta con determinazione, realizzando davvero un bel gol. Sembrano crederci ancora. Hanno a disposizione poco tempo, ma tutto può ancora succedere. Conclusione murata. C'è rilanciata. Non è riuscito di... Non c'è più tempo, la qualificazione ovviamente si deciderà al ritorno, ma intanto l'Inter ha un bel vantaggio.